La discesa del Kinabalu è stata incredibile, ma già prima potevo immaginare che non sarebbe stata facile per me, perché non ero riuscito ad allenarmi molto bene le discese e questo mi ha reso un po' insicuro. A metà percorso infatti sono anche caduto e ho avuto paura poi, non sono più riuscito a spingere come volevo. Quindi vi consiglio assolutamente allenate le discese, perché soprattutto quando il terreno è accidentato vi può aiutare assolutamente, soprattutto se poi si risale e quindi i muscoli sono preparati per riaffrontare delle salite. Guardando lui mi sembra di vedere me 10 anni fa e questa è una cosa incredibile, perché lui è nato in montagna come sono nato io in montagna e questa è una qualità che è dentro di noi e sicuramente ha aiutato anche lui a essere in questo momento il numero uno, ma non è invincibile. Certe volte anche Kilian può perdere perché è un uomo e è capitato tante volte anche a me, e io credo che si possa imparare veramente tanto da queste piccole sconfitte che sono arrivate. Una delle cose che più mi impressiona da Marco è il fatto che sono più di 15 anni che è un livello altissimo, no? E lui veramente è una persona che fa bene il correre, fa bene l'allenamento, al contrario di me che sia un po' male in gamba, dico oh, va a passare e poi mi faccio più male. Lui è uno che si ascolta bene, è capace di dire oggi sono faticato, oggi faccio tranquillo, e credo è un consiglio importante per tutti voi, che alla fine se dopo il lavoro vai a correre, sei con lo stress e tutto e vai a correre perché hai bisogno di fare questo allenamento, alla fine non serve da niente, è importante da sapersi ascoltarsi, e credo che per questo che Marco ha durato tanto, la sua vita sportiva è così lunga. Le qualità più grandi di Kilian è che lui ha un talento incredibile e questo è innegabile, e soprattutto deriva da un grande amore per la montagna e deriva da un amore che nasce da quando lui era un bambino, era veramente piccolo, e questo è una cosa che lo porta ad essere in questo momento il migliore in questo campo. Nella montagna credo che nessuno la può vivere come lui, perché la vive a 360 gradi in molto tempo, e questa è la cosa fondamentale che ha forgiato il suo carattere. Allo skyrunning l'essenza dello sport della montagna, assolutamente quello che ti avvicina di più alle cime, è quello che ti fa vivere delle esperienze vicino a un ghiacciaio, una cima, ti fa salire e scendere su rocce e percorsi incredibili. Io mi sono avvicinato a questo sport quando avevo solo 14 o 15 anni, quindi l'essenza di questo sport è proprio vivere la pura montagna.